caso un ministro degli esteri non fa una dichiarazione di carattere politico in una situazione di questo tipo. Non fa una dichiarazione, devo dire, neanche di carattere diplomatico a livello internazionale. Ad arrestati, perché non è possibile che prima la polizia afghana che hai messo su è buona, poi diventa cattiva perché rapisce, diciamo arrestati, usiamo il termine, sono stati arrestati, poi dici hanno confessato, non hanno confessato. È il caso di fare intervenire il nostro ospite. Ma senza arrivare al superamento delle divisioni, almeno parlatevi. Almeno parlatevi, vediamo. Vediamo chi è che ci ha provato e com'è andata. In questo momento. Senti, dopo 20 anni e basta, no, figurati. 22 anni di impegno politico, partitico attivo. Ma guarda, noi in chat ci citano ovviamente la classica formula di vite timpera, paesi dell'Eurogruppo si sono riuniti e hanno stanziato appunto 30 miliardi di euro di aiuti alla Grecia. Anche noi parteciperemo a questo salvataggio, anche noi come italiani, parliamo di una cifra che si oscilla tra i 3 e i 4 miliardi, evidentemente abbiamo un surplus che possiamo investire in questo senso. È ovviamente polemica questa nota, però K1, N1, insomma devo dire che non sono i soli, perché pare che milioni e milioni di dosi e milioni di dollari che sono stati necessari per l'acquisto di questi prodotti stiano per finire nella tazza, nel water, insomma.